Quindi si fece avanti un muratore e domandò: «Parlaci delle case». Ed egli rispose: «Immaginate una capanna nel deserto prima di costruire una casa nelle mura della città. Giacché, come rincasate al tramonto, così fa il pellegrino che è in voi, eternamente remoto e solitario. La casa è il vostro corpo più grande. Essa cresce nel sole e dorme nella quiete della notte e non è priva di sogni. Vorrei nella mia mano raccogliere le vostre case e come il seminatore disperderle sui prati e le foreste. Le vostre strade vorrei fossero valli e i vostri viali verdissimi sentieri, perché possiate a vicenda cercarvi tra le vigne e giungere con l'abito profumato di terra. Ma questo non può ancora accadere. Ditemi, gente d'Orfalese, che avete in queste case? Che mai custodite dietro l'uscio sbarrato? La pace? Il calmo impulso che rivela la forza? Memorie? L'arco delle chiarità perdute che vi unisce le cime della mente? Avete la bellezza che conduce il cuore dal legno e dalla pietra espressi alla montagna sacra? Ditemi, tutto ciò avete in casa vostra? O vi appartiene solamente la brama del benessere che entra segreta e forestiera nella casa per diventare l'ospite e infine la padrona? Ahimè, essa vi domina con il rampino e la frusta, rendendo come fantocci le vostre grandi aspirazioni, benché abbia le mani di seta e il cuore di ferro, vi addormenta cullandovi per starvi accanto al letto e burlarsi della vostra nobile carne, schernisce i vostri sensi intatti e li depone tra le spine come fragili vasi. In verità, la brama del benessere uccide la passione dell'anima e ride dietro il suo funerale. Ma voi, figli dell'aria, insonni nel sonno, non sarete ingannati e piegati. La vostra casa non sarà l'ancora, ma l'albero della nave, non la membrana smagliante che vela la piaga, ma una palpebra a difesa dell'occhio. Non chiuderete le ali per attraversare le porte, non vi chinerete per non urtare la volta, non tratterrete il respiro per paura che si fendano e crollino i muri. Non vivrete in sepolcri edificati dai morti per i vivi. E sebbene la vostra sia una casa magnifica e splendida, non serberà il vostro segreto e le vostre aspirazioni, poiché ciò che in voi è sconfinato dimora nel cielo, dove vi sono cancelli di bruma mattutina e finestre di canti e di notturna quiete.